Io sono un biologo prestato al mondo della comunicazione, quindi ho un po' questo ruolo di essere una sorta di anello di congiunzione fra chi studia e si occupa di queste tematiche e chi deve raccontarle poi al grande pubblico. Il grande pubblico che oggi è un pubblico spesso distratto, perché è un pubblico che corre, che va veloce, quindi abbiamo noi stessi sviluppato una tecnica di comunicazione che è anche un po' veloce, rapida. Per questo dobbiamo cercare di essere sempre presenti. Nel prossimo numero c'è un mio articolo dedicato alla grande migrazione, al viaggio degli uccelli migratori, perché l'arma, come prima il Corpo Forestale, si deve occupare del viaggio degli uccelli migratori, perché è uno dei grandi fenomeni della natura che ancora oggi ci meravigliano per la loro continuità e regolarità. Noi ci svegliamo con il canto dell'usignolo in primavera, con le rondini sotto il tetto, ma tutto questo è un fenomeno che non è detto che sia sempre così, perché tante trasformazioni ambientali sono in corso nel mondo, cambiamenti climatici, devastazioni, tanti fenomeni sono legati anche alla persecuzione diretta che l'uomo conduce in alcune zone di frontiera dove appunto questi animali passano. Tantissimo è stato fatto dal Corpo Forestale, dall'Arma dei Carabinieri per difendere questo passaggio degli uccelli migratori, quindi io considero questo spazio, questa rivista un po' come la tribuna anche dei biologi della conservazione, degli ambientalisti, gli amici della LIPU, naturalmente anche del WWF che un po' rappresenta anche oggi essendo membro del comitato scientifico, quindi un po' di tutte le persone che storicamente lavorano per questa nostra bellissima Italia, il paese più ricco del mondo, che lo potrebbe anche essere anche dal punto di vista economico, quindi ci dobbiamo credere un po' tutti perché abbiamo veramente una grande opportunità. Quindi grazie a voi e buon lavoro.